nome di Donne Milani, I Care, io mi interesso, il motto del prete di Barbiana, fatto proprio nella Festa della Toscana, edizione 2023. Al Teatro Cinema della Compagnia, il Consiglio regionale della Toscana celebra l'abolizione della pena di morte, decisa, primo Stato al mondo, dal Granduca di Toscana. I sindaci, le istituzioni, gli studenti, per una giornata che ha visto sullo stesso palco sedere l'arcivescovo di Firenze, il rabbino capo e l'imam del capoluogo fiorentino. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte, facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il rabbino capo, ci fossero l'imam di Firenze, il cardinal Betori, perché la Toscana è una terra del dialogo, è la terra di Giorgio La Pira, la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo. È un tempo difficile quello che viviamo. Abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa. Lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione, a chi ancora ha un'azienda che non si riapre, le famiglie sono in difficoltà, però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani, di non voltarsi mai dall'altra parte, di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte, per fare in modo che le parole di Don Milani, quel I care, quel me ne prendo cura, siano alla base del nostro impegno. Quell'I care noi l'abbiamo voluto apporre poco tempo fa all'ingresso dell'aula consiliare. L'abbiamo voluto apporre proprio per mandare un messaggio ai consiglieri regionali, ma anche a tutti i cittadini e i cittadini, che quella è la via maestra, prendersi cura degli altri. Una scelta, quella di celebrare Don Milani all'interno della Festa della Toscana, che fa onore alla regione, dice la presidente del comitato per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Don Milani. Perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. L'attualità di Don Milani, anche in un momento delicato come quello attuale, fatto di conflitti e guerre, sottolineano nei loro interventi i rappresentanti delle comunità religiose. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita. È una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi, sia nella promozione della dimensione umana della persona, della sua dignità attraverso la cultura, attraverso la parola e quindi la cultura. E poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro. L'I care, che viene ricordato anche nel titolo della festa, dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri, soprattutto dei più umili. Personalmente per me, per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore, e partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante
del tessuto della società toscana, e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti, ma che sia un elemento di crescita di tutta la società, è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stata la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte, e oggi con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana. E poi ricordando anche la nascita di Don Milani, che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente, e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente, che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Lo sottolinea anche il presidente della Regione Toscana: celebreremo sempre con forza quella prima abolizione della pena di morte. Oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta, e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti, dell'umanesimo, della persona umana, che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita, ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale, possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione. Intorno a questo la festa della Toscana significa sempre riconoscimento delle eccellenze, degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana, in un mondo che chiede diritti per la persona, chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo, costellato purtroppo sempre più da guerre, e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace, e proprio stamani in nome di Don Milani avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace, l'obiezione di coscienza, il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti, sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo. In platea studenti e studentesse di diverse classi della Toscana, un percorso scolastico, dicono, che si intreccia con il tema della memoria. La nostra scuola, soprattutto anche le nostre classi del classico, si sono sempre molto impegnate nello studio dei diritti umani in modo molto approfondito, per esempio appunto con l'esperienza del treno della memoria che abbiamo fatto l'anno scorso. E i diritti umani sono un tema che ci portiamo avanti già dalla prima e che porteremo avanti sia in quest'anno appunto di quarta liceo classico e in quinta, ed è uno dei percorsi di educazione civica più belli che la scuola ci abbia potuto offrire, che ci ha portato anche appunto alla festa della Toscana, in cui stanno parlando di temi veramente molto importanti e che devono essere portati avanti sempre di più nelle nuove generazioni, che sicuramente fanno la differenza. Sì, come scuola, come classe, è stato molto importante parlare insomma dell'importanza dei diritti, perché essendo noi stati ad Auschwitz, quindi avendo proprio visto ciò che è stato fatto e ciò che è successo insomma a una comunità ebraica, alla comunità ebraica, insomma per noi è stato essenziale parlare dei diritti e di come durante la storia non siano stati rispettati come dovrebbe essere. Sul palco del teatro La Compagnia anche Silvana Sciarra, presidente emerita della Corte Costituzionale. Il maltempo ha impedito lo svolgimento del corteo dei gonfaloni dei comuni all'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria a Firenze, e comunque la deposizione di una corona d'alloro. Dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel Granducato di Toscana che, primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte, il primo Stato ad averlo fatto al mondo. In nome di quei valori,
illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana. La Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale, e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare, diciamo, l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale. Celebrare la Toscana dei diritti e la Toscana che contrasta le disuguaglianze nel segno di Don Milani in un momento come questo ci fa capire quanto attuale ancora sia il messaggio del prete di Barbiana e come il suo messaggio vada molto oltre i confini della Toscana, da un lato nella politica interna, perché noi abbiamo un paese fondato sulla Costituzione più bella del mondo, ma che per larga parte, soprattutto nel suo articolo 3 sull'uguaglianza, è ancora un manifesto politico tutto da realizzare, ma dall'altra parte è un messaggio, come dicevo, che raggiunge gli scenari dei conflitti internazionali che anche prossimi al nostro territorio, insomma, ci fanno tutti i giorni, ci espongono a scene davvero inaccettabili, soprattutto sul piano dei diritti, delle libertà, e per questo giusta l'invocazione dell'imam a un rapido cessate il fuoco in terra di Israele che possa durare questa tregua. La proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza, perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana, a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani, debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti, quindi il segnale che oggi parte dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, è sicuramente un segnale fortissimo. È molto importante per la Toscana ed è stato significativo festeggiare il proprio giorno di celebrazione all'insegna di Don Milani e del suo messaggio, perché ci ha ricordato e ci ricorda ogni giorno come la conoscenza è uno strumento di cittadinanza, e ricordarlo a tanti ragazzi e ricordare quel valore della disobbedienza nel di più, disobbedienza nel fare qualcosa di più anziché nel fare qualcosa di meno, abbia ispirato il magistero di Don Milani. E lui in pochi anni di vita, in 43 anni di vita, ha lasciato un messaggio che attraversa il tempo. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata, senza classismo, ma soprattutto le istituzioni, perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi. E le istituzioni, in primis la Regione Toscana, assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. Ma io sono orgoglioso che la festa della mia regione, della nostra regione, sia stata aperta oggi sul palco del Teatro della Compagnia da tre rappresentanti che in questa regione rappresentano le tre principali religioni del mondo, religioni che spesso e volentieri sono state e sono in conflitto tra loro. Oggi questi esponenti, che veramente ringrazio dal profondo del cuore, hanno dimostrato che quel messaggio di pace è di una disarmante attualità se portato avanti da persone che hanno come obiettivo quello del dialogo, quello della riconciliazione, quello di superare le divisioni e di anteporre la stretta di mano, il dialogo, lo scambio di un sorriso alla violenza. È una scelta bella, importante, assolutamente condivisa, e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana, di essere ponte di dialogo, di costruzione di occasioni di speranza e di pace. E anche questo è il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023.